Abbiamo già avuto modo di ribadirlo con tante altre riflessioni. Il desiderio della famiglia italiana di evadere e quindi di dare l'avvio anche con i ponti a quello che sarà l'inizio dell'estate è sicuramente soddisfacente. Ci sono stati molti gruppi di persone, di famiglie, di giovani, eventi culturali, enogastronomici, sportivi che hanno dato attenzione a tanti territori abruzzesi, sia interni che costieri, ovviamente il gusto di circuitarsi, di fare sport all'aria aperta, di verificare e visitare sempre meglio tutto questo parterre di borghi che l'Abruzzo offre. Chiaramente il clima quest'anno è stato il nostro più grande nemico. Abbiamo avuto una riapertura importante, interessante di strutture alberghiere per iniziative già organizzate, circa il 10% delle strutture stagionali hanno riaperto, quelle annuali hanno avuto un soddisfacente lavoro, ma è chiaro che il tempo poteva dare un grande avvio soprattutto anche al terziario, ai pubblici esercizi, alla ristorazione e al commercio. Questo è stato un po', diciamo, l'elemento negativo che ci ha lasciati un po', improvvisamente senza reattività, perché questo brutto tempo in questi termini non se lo aspettava nessuno. Con focus sulla Costa Teramana, la prossima estate come sarà? Non so se magari avete già idea Ma di qualche previsione. guarda, è soddisfacente per oggi in maniera quasi definitiva. La richiesta è tanta, la domanda è tanta. Il problema è l'organizzazione delle aziende, il coordinamento delle aziende, questa cultura del lavoro che sta cambiando e questa consapevolezza, o meglio, considerazione del settore che è sempre meno edificante dalla base, dalla società. Da chi dovrebbe invece approfittare di utilizzare queste esperienze professionali come lo hanno fatto negli anni 60, 70, 80 e 90, tante generazioni che hanno avuto grazie a questo delle opportunità professionali ancora oggi di successo in tutta Italia, in tutta Europa e per molti oggi anche in tutto il mondo. Quindi mancano lavoratori stagionali, questo sta dicendo, anche se Ma poi in tanti sottolineano che magari le retribuzioni non siano adeguate. noi non difendiamo l'indifendibile e quindi su questo siamo pronti a ragionare con tutti a partire dalle responsabilità che riteniamo indispensabili. Ma parliamo di cultura del lavoro stagionale, del perché dopo il reddito di cittadinanza questo lavoro non è più importante, del perché non c'è più il desiderio di percorrere un'esperienza lavorativa e professionale che ha conferito a tanti delle grandissime chance di conoscenze, di aperture, di esperienze e del perché il turismo, il terziario, la ristorazione oggi non ricopre più questo ruolo importante sociale che ha ricoperto nella storia d'Italia e di tutte le attività che nel mondo, ripeto, hanno generato e costruito e formato oggi persone di grande successo.